Ciao bambini. Ciao bambini! Oggi leggiamo Biancaneve e i sette nani. Come immagino tutti conoscerete la storia di Biancaneve e tormenterà tutti voi l'interrogativo che tormenta anche Bianca. Quindi seguiteci fino alla fine per scoprire di che cosa si parla. Bianca ha un nonno. Il nonno di Bianca ha un giardino. E nel giardino del nonno ci sono le statue di gesso, di Biancaneve e dei suoi sette nani. Cucciolo, Eolo, Pisolo, Mammolo, Gongolo, Brontolo e il settimo non me lo ricordo. A Bianca piace moltissimo la storia di Biancaneve e i sette nani e quando il nonno va in giardino per annaffiare i suoi fiori, esce con lui e va a trovarli. Passa davanti a loro e ad uno li saluta. Prima la principessa che si chiama quasi come lei. Buongiorno Biancaneve! Buongiorno Bianca, risponde quella. Ciao Cucciolo! Ciao Bianca! Ciao Pisolo! Ciao Bianca! Ciao Mammolo! Ciao Bianca! Ciao Gongolo! Ciao Bianca! Ciao Brontolo! Ciao Bianca! Ciao Dotto! Ciao Bianca! Ma quando arriva davanti al settimo si blocca. Ciao! Ciao, ciao, ciao. Ci pensa e ci ripensa, ma non le viene in mente. Nonno, come si chiama questo nanetto? Come? Ah, quello. Aspetta, è Pisolo? No, quello è Pisolo. Ah, già, allora deve essere Cucciolo, Cucciolo, sì. Ma dai! Cucciolo è quello con le orecchie grosse! Fammi pensare. E mentre dice così, poggia a terra l'annaffiatoio e si avvicina ai nanetti indicandoli col dito. Quello è Gongolo, quello è Brontolo, qui c'è Mammolo. No, Mammolo deve essere l'altro. L'ho già detto, Brontolo. Niente da fare, Bianca ha già capito che dal nonno non saprà un bel niente. Allora prova con la nonna e anche lei ricomincia con l'elenco. Dunque, i sette nani, fammi un po' pensare. Dotto, Cucciolo, Eolo, Pisolo, Mammolo, Brontolo e... Ci riprova due o tre volte, ma il risultato è lo stesso. Ne manca sempre uno. Ma quale? Bianca riprova con la mamma. I sette nani? Ma è facilissimo! Allora, Gongolo, Eolo, Pisolo, Brontolo, Cucciolo, Dotto e... Tenta con il papà. Ah, li so benissimo. Dunque... Brontolo, Mammolo, Cucciolo, Eolo, Dotto, Pisolo e... Niente, forse se li ricorda il suo fratellino Tito, anche se ha solo 3 anni. E certo che mi ricordo! Tappolo, Panciolo, Dentolo, Cicciolo, Tontolo, Pucciolo e... Conigliolo! Bravissimo! Dice Bianca, anche se non era proprio quello l'elenco che si aspettava. Non ha più nessuno a cui chiedere. Adesso come può fare? Ripensa al suo fratellino e le viene una grande idea. Torna in giardino, più in là c'è sempre il nonno che annaffia i fiori, e ripassa davanti ai nanetti di gesso per salutarli, come prima. Ad uno. Naturalmente, prima la principessa, che si chiama quasi come lei. Ciao Biancaneve! Buongiorno Bianca, risponde lei. Poi si sposta davanti al primo. Ciao Pimpolo! Ma io mi chiamo Cucciolo! Oh, scusa! Si sposta davanti al secondo. Ciao Ciuffolo! Mi chiamo Pisolo! Al terzo. Ciao Trottolo! Trottolo! Io sono Mammolo! Al quarto.
Il mio nome è Gongolo. Ciao, finfello! Ehi, come ti permetti, ragazzina? Io sono Brontolo. Al sesto. Ciao, Giuggiolo! Sono Dotto, non Giuggiolo. Dotto. Oh, scusa tanto, mi sono confusa. E quando arriva davanti al settimo, sorride trionfante. Ciao, Tubero! Ma quale Tubero? Io mi chiamo Eolo, Eolo! Finalmente la risposta che si aspettava! Il nome del settimo nanetto è Eolo! Bianca non sta più in sé dalla felicità e corre subito dal nonno, che sta sempre annaffiando i fiori. Nonno, nonno! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! A fare cosa, figliola? A ricordarmi i nomi dei sette nani! Ascolta, ascolta! Allora, Bianca ricomincia sicura il suo elenco. Dotto, Pisolo, Brontolo, Mammolo, Cucciolo, Eolo! Eolo e... Il settimo, chiede il nonno. Uffa! Il settimo non me lo ricordo! Non me lo ricordo mai! Dice Bianca, pestando i piedi furiosa, mentre le statuette di gesso dei sette nani sorridono intorno alla principessa Biancaneve. Buona serata! A presto! Ciao!